Clinton. Vediamo Clinton in chiesa, visibilmente commosso. Alle 11, con al fianco la moglie Hillary, il nuovo presidente arriva alla Casa Bianca, accolto da George Bush e signora. Preceduti da una lunga fila di macchine, Clinton e Bush raggiungono poi Capitol Hill, la sede del Congresso. Alle 11:29, ora della costa orientale, inizia la cerimonia del giuramento. Dopo la preghiera del predicatore Billy Graham, suona la banda del paese natale di Clinton, Hope, nell'Arkansas. Dietro gli spessi vetri antiproiettile, il presidente sorride. A dare il via al passaggio delle consegne è la banda della Marina Militare che suona Hail to the Chief, saluto al capo. Il primo a prestare giuramento è il neo vicepresidente, Al Gore. L'ha fatto nelle mani di Thurgood Marshall, giudice della Corte Suprema in pensione. Poi è stata la volta di Clinton. Davanti a lui, l'attuale presidente della Corte Suprema, William Rehnquist. Alle sue spalle, la moglie Hillary, l'unica a tradire un po' di commozione. E la figlia Chelsea. I, William Jefferson Clinton, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will to the best of my ability. And will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations. E arriva anche il primo abbraccio da presidente tra Bill e la First Lady. Il passaggio delle consegne è ormai completato, coronato da 21 colpi di cannone a salve. A Clinton non resta che pronunciare il discorso inaugurale. 1557 parole in 14 minuti per celebrare una nuova primavera di rinnovamento in un tripudio di bandiere e di gente in festa. Dopo la benedizione arriva l'inno nazionale affidato alla soprano Marilyn Horne, ma cantato da tutti. A questo punto si conclude la prima parte della giornata. Bush, Quayle, Gore e Clinton si allontanano dalla scalinata del Congresso. A mezz'ora del giuramento del nuovo presidente, George e Barbara Bush lasciano mestamente il Campidoglio a bordo di un elicottero. Intanto Clinton e il lungo corteo presidenziale, passata in rassegna la guardia d'onore, imboccano a Constitution Avenue, diretti a Pennsylvania Avenue. Sono decine di migliaia le persone assiepate ai lati della strada per salutare il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Clinton risponde dall'interno della sua limousine blindata, protetto da imponenti misure di sicurezza. La gioia della folla è grande ed esplode quando il presidente scende dalla macchina e si dirige a piedi, mano nella mano con Hillary, verso il palco da cui assisterà alla parata storica. È una festa rumorosa, divertente, piena di colori. A sfilare sono il passato e il presente dell'America, carri allegorici, bande, cori, ragazze pompon. Intanto, mentre da noi è già notte, inizia la serata dei balli inaugurali. Festa per le strade di Washington, abbiamo detto. Antonio Di Bella. Sì, mentre andiamo in onda, vedete alle mie spalle sta terminando la grande parata cominciata alle 14:30, quando in Italia erano le 20:30, e che sta terminando mentre andiamo in onda. Vediamo che cosa è successo qui a Washington nelle ultime ore. Dopo aver giurato fedeltà alla Costituzione e pronunciato il suo discorso ufficiale, Clinton ha sceso le scale del Campidoglio e assieme alla moglie Hillary, con uno strano cappello in testa, e alla figlia Chelsea, è salito in auto diretto alla Casa Bianca. Un percorso a passo d'uomo, fra due aree di folla, che oltre ad applaudire, mostrava cartelli e striscioni, come questo, no a nuove tasse. O anche quest'altro, basta con i bombardamenti. Oppure ancora, guerra alla disoccupazione per avere più lavoro. A metà del percorso Clinton ha voluto scendere dall'auto e proseguire a piedi, assieme a Hillary, rispondendo al saluto della gente. Intanto si è già aperto il dibattito su ciò che ha detto nel suo discorso. Elementi centrali, il mistero, come lui l'ha chiamato, del rinnovamento americano, il cambiamento dell'America, la lotta a disoccupazione e crimine, la necessità di investire nella gente, ma anche di domandare sacrifici e responsabilità. Il ricordo del ruolo di chi ha sconfitto il comunismo, ma anche il fascismo e gli anni bui della depressione. Infine, il ruolo guida dell'America, del mondo, se possibile con le armi della diplomazia, se no con le armi della guerra. Che parte? Bush, subito dopo l'inaugurazione, ha lasciato Washington per Houston, Texas, la sua nuova residenza come privato cittadino. Intanto oggi il Washington Post rivela che Bush aveva un piano per rovesciare Saddam. La rivelazione in un'intervista con il consigliere per la sicurezza nazionale Brent Scowcroft.
solo i suoi servizi di sicurezza, quelli di Saddam, i più efficienti del mondo, hanno salvato il presidente iracheno. Dopo Bill Clinton...